Capitoglio non lo voglio, Marino Capitoglio non lo voglio. Odevain, Ozimo, Coratti, così come appunto lo stesso Alemanno che ha indagato, niente. Ma lo stesso Marino che ogni volta vuole passare o ce lo fanno passare come l'alieno, come il povero scemo, come l'ingenuo, come colui che non sapeva nulla di quanto stava accadendo, come io sto qua che faccio, ho sbagliato con le multe, e allora le multe, la banda rossa, i soldi dati, presi anzi dalla cooperativa 29 giugno per fare campagna elettorale, il primo stipendio devoluto. Marino che dice no, io non lo conosco il signor Buzzi, dopo escono le foto. In realtà parla di una mafia trasversale, parla di un comune di Roma che deve essere sciolto, non commissariato. Dobbiamo arrivare alle elezioni, al più presto. Il Partito Democratico che è completamente invischiato, oggi è addirittura commissariato dallo stesso Matteo Renzi, abbiamo assessori coinvolti, consiglieri comunali, bisogna tornare alle urne. Noi abbiamo una cooperativa che gestiva Campi Rom, in cui se tu vai oggi a vedere trovi i bambini che giocano nei liquami e nell'immondizia, nonostante i milioni di euro che il comune tirava fuori per questa cooperativa, quindi tutti a Roma sapevano che c'era qualcosa che non andava. Noi l'abbiamo sempre denunciato, alle scorse elezioni ci siamo candidati contro Alemanno e contro Marino, proprio per denunciare il malaffare che c'è dietro destra e sinistra, per cui non vogliamo tornare alle urne.